Oggi siamo in linea con Domenico Paschetta, presidente di Ortofrutta Italia. Benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Ortofrutta Italia è sbarcata anche sul web. Il brand Delizie di Bosco è infatti anche su Facebook. Sì, il nostro marchio di Bosco è anche su Facebook. Abbiamo da quest'anno iniziato un nuovo modo di comunicazione, quindi utilizzando i social anche per poter, insomma, far conoscere, ma soprattutto promozionare il nostro brand Delizie di Bosco, che racchiude tutta la gamma dei piccoli frutti ed è una gamma caratteristica del nostro territorio, soprattutto della Pedemontana, e quindi credo che questo caratterizzi non solo Ortofrutta, ma tutto il territorio cuneese. E non si ferma a Facebook, ma arriva addirittura su YouTube. Sì, quindi questa è la conseguenza, i nostri filmati promozionali vanno su YouTube, quindi i navigatori della rete possono seguirci e possono capire e conoscere man mano le nostre iniziative, ma soprattutto le nostre proposte su questa gamma di piccoli frutti che hanno sicuramente dal punto di vista nutrizionale, ma anche dal punto di vista qualitativo gustativo, delle caratteristiche e delle proprietà interessanti. Infatti, e non a caso, è nato anche un ricettario. Dove sarà distribuito? Sì, domani uscirà anche un mini ricettario di come consumare sia dal punto di vista di cucina, ma anche gustandoli con nei cocktail i piccoli frutti che si sposano benissimo con la cucina anche tradizionale piemontese, quindi noi ci permettiamo di dare qualche consiglio per poter gustare sì, ma utilizzare le caratteristiche organolettiche, ma soprattutto le caratteristiche nutrizionali che hanno questi frutti che sono sconosciuti, ma ai consumatori, insomma, vogliamo far conoscere e apprezzare in maniera particolare. Intanto continua anche il suggestivo viaggio di educazione al consumo messo in atto da Ortofrutta Italia, nel brand Deliziati Con. Domani a Cuneo starà in scena il mirtillo. Sì, abbiamo messo in scena questa serie di appuntamenti con il bar 800 di Cuneo, in cui vogliamo alla città di Cuneo far gustare, far conoscere i piccoli frutti, insomma, in una maniera un po' diversa. I primi appuntamenti hanno avuto un grande successo, domani tocca al mirtillo. Credo che sia veramente un appuntamento che i nostri radioascoltatori non possono perdere, perché oltre a una serata piacevole avranno la possibilità di gustare in maniera simpatica questo piccolo frutto dalle caratteristiche notevoli. Infatti sarà anche un'occasione utile a conoscere nuovi utilizzi. Sì, i nuovi utilizzi, quindi capire come il piccolo frutto, il mirtillo, domani in particolare, possa essere consumato, sì, fresco, acquistato dai punti vendita, ma anche inserito in cocktail oppure in frullati, insomma, in utilizzi diversi. Sarà quindi esaltato al meglio in tutta la sua versatilità. Certo, in tutta la sua versatilità e soprattutto, come dicevo prima, per esaltare le sue capacità nutrizionali, perché il mirtillo in particolare è un eccezionale antiossidante, quindi credo che dal punto di vista nutrizionale, nella dieta dei nostri consumatori sia un tassello molto importante. Il fatto di consumare comunque prodotti del territorio, tra l'altro i nostri prodotti hanno il bollino dell'ecosostenibilità, i nostri prodotti sono ecosostenibili, quindi non solo consumiamo un prodotto buono e che ci fa bene, ma diamo anche una mano a salvare l'ambiente. Quindi un'ottima occasione. È un'ottima occasione, quindi invito tutti domani al bar 800 a gustare i nostri mirtilli, i mirtilli di Delizie del Bosco del Piemonte. Ringrazio Domenico Paschetta, presidente di Ortofrutta Italia.